C'è chi dice che sono solo patate, ma non è proprio così. Andiamo a vedere una ricetta tedesca che è davvero particolare. Io l'ho imparata dai tedeschi per farla mangiare ai tedeschi, ma volevo farla vedere anche a voi. Benvenuti su Ricette Fresh. Ovviamente ci serviranno delle patate sbollentate, mezza cipolla o una piccola, 100 g di pancetta dolce, abbiamo dell'olio, useremo anche le spezie, metteremo del peperoncino rosso, andiamo ad aggiungere della paprika dolce e anche metteremo un'altra spezia ancora. Quindi le patate sono state già bollite, sono fredde, a questo punto vanno tagliate e togliamo semplicemente la buccia, così, in questo modo. È un piatto molto semplice, non serve essere delicati e fini, ma bisogna così fare, tagliare le patate in questo modo a fettine e passiamo in padella. Accendiamo il fuoco, mettiamo un bel filo d'olio, olio d'oliva in questo caso, ma in Germania non lo usano d'oliva. Tagliamo nel frattempo un po' la nostra cipolla e siamo pronti. Mettiamo nell'olio infuocato le patate. Ecco, adesso il trucco per questa ricetta, queste brate kartoffel, è quello di farle cucinare. Quindi stiamo attenti a non mescolarle con un cucchiaio, ma così lasciamoli rosolare. Proprio questo è il segreto della ricetta. Quindi intanto aggiungiamo un pizzico di sale, giusto bello saporito, e lasciamoli almeno 3-4 minuti per farli dorare. Ecco, vedete un po'? Così continuiamo, piano piano andiamo a girarle, così vedete qualche colpettino, e sono in questa parte che quando proprio ti chiamano la pancetta, e in Germania dicono che quando senti odore dolce bisogna aggiungere gli altri ingredienti, così paprika rossa e andiamo anche ad aggiungere un po' di peperoncino e anche un po' di pepe nero. Quindi a questo punto ancora mancheranno 7-8 minuti, bisogna lasciarli proprio nella pan, nella padella, farli rosolare bene, vedete? Se mescolate troppo rischiate che si vanno a rovinare, si vanno a praticamente sfarinare, perché le patate sono ben cotte, vedete? Così un altro flipperino e sono quasi pronte, ci siamo, perfette. E vabbè, il profumo è tipico e mi ricorda tantissimo la cucina tedesca, la cucina che io ho cucinato per tanti anni. Ma alla fine si va a mettere la cipolla, che deve essere tagliata finemente, non bisogna aggiungere olio, e così la ricetta, perché poi va pian piano a unirsi il tutto. Ci siamo quasi. Quindi mi raccomando, se vuoi provare anche te questa ricetta, si deve fare per forza in padella, non si può fare al forno, questo è il metodo. E dopo si va anche, vedete, una volta che è pronta ancora potete mettere qualche spezia e si può lasciare anche nel forno a 70-80 gradi fino a quando poi si va a servire. Il piatto è pronto, spettacolare, sehr lecker, good appetit, brat kartoffel. Bene, grazie di aver visto questa ricetta, ci vediamo alla prossima con tante altre novità. Mi raccomando, seguitemi in tutti i social. Ricette Flash, cucina in un lampo.